E ci sono novità sul fronte Gonzalo Higuaín, perché ieri sera 4 luglio nella puntata di Sky Calciomercato l'originale è intervenuto telefonicamente, clamoroso, a sorpresa, Nicolas Higuaín, fratello e procuratore di Gonzalo. È intervenuto e ha parlato spontaneamente, ma è stato anche intervistato, ci sono state poste domande, dicendo sostanzialmente questo: non abbiamo contattato né ricevuto contatti da nessuna squadra, quindi non è vero nulla rispetto al paventato interessamento del Chelsea per Gonzalo Higuaín. Higuaín sta benissimo a Torino, sta benissimo nella città, sta benissimo nella squadra, sta benissimo con l'allenatore. Si è parlato di un litigio tra Higuaín e Allegri nello spogliatoio, ma Gonzalo non fa trapelare nulla di quello che succede all'interno dello spogliatoio. Quindi io, dice Nicolas, non so assolutamente nulla di questo, quindi escludo che ci sia stato un litigio. Gonzalo sta bene, sarebbe bellissimo poter giocare con Cristiano Ronaldo, ritrovarlo dopo gli anni al Real Madrid, nei quali i due si erano trovati benissimo, erano riusciti quindi a giocare entrambi, a convivere nel reparto d'attacco, e la cosa potrebbe ripetersi. Gli hanno anche chiesto sostanzialmente se non pensa che Higuaín possa diventare in qualche modo una riserva di Cristiano Ronaldo, qualora effettivamente Cristiano Ronaldo diventasse un nuovo giocatore della Juventus, ma lui ha risposto appunto così, che invece i due possono convivere benissimo. E quindi sostanzialmente Higuaín, secondo Nicolas, vuole onorare gli altri 3 anni di contratto che ha con la Juventus e quindi non ha alcuna intenzione di andare via. Due cose: la Juve non trattiene i giocatori che vogliono andare via, ma non vende i giocatori che non chiedono la cessione. Quindi, parole di Marotta di qualche mese fa, ricorderete, disse proprio questo: Higuaín non ha assolutamente chiesto la cessione, quindi resta. Se è vero quello che ha detto Nicolas Higuaín resta perché non ha chiesto la cessione, sta bene lì, non vuole andarsene. Ma c'è un'altra cosa: tutti danno per fatta l'operazione Higuaín in uscita, Higuaout, come si è detto. Higuaín via per 55-60 milioni che servono per fare un minimo di plusvalenza e a sgravare il bilancio della Juventus dai grossi e onerosi, dai pesanti costi di gestione di Gonzalo Higuaín, che sono la quota di ammortamento annuale e il suo ingaggio da 7 milioni e mezzo netti, che fanno oltre 13, se non sbaglio, lordi, che pesano tanto, soprattutto nell'ottica dell'arrivo possibile, probabile, quasi certo di Cristiano Ronaldo. No, vabbè, togliete quasi certo, non voglio spaventarvi, non voglio farvi andare in fibrillazione. Dell'arrivo possibile di Cristiano Ronaldo, che costerebbe tantissimo. E quindi, che cosa succede? Davvero Higuaín resta? E come può restare Higuaín in un attacco in cui c'è Cristiano Ronaldo? È stato confermato Mandzukic. Bisogna trovare spazio per Dybala, bisogna trovare spazio per Douglas Costa, poi c'è Bernardeschi, Cuadrado che sicuramente resta, anche se potrebbe cambiare il numero di maglia. E allora come si risolve? Si risolve che una lettura possibile è semplicemente l'ottica del raffreddamento. Cioè, Nicolas Higuaín con Gonzalo e forse anche con l'accordo della società Juventus stanno cercando un po' di depistare, ma più che altro di calmare le acque, perché era evidentemente troppo forte la voce di Higuaín in uscita, soprattutto con la voce di Cristiano Ronaldo in entrata. E quindi questo avrebbe potuto portare anche ad una svalutazione di Higuaín in uscita, cioè. Se sai che sei costretto, se le società sanno che tu sei costretto a vendere un giocatore, non vengono a pagartelo alla cifra che tu chiedi. E siccome probabilmente la trattativa per Higuaín in uscita sta andando per le lunghe, perché se è vero l'interessamento del Chelsea, il Chelsea non ha ancora preso Sarri, e in tutto ciò c'è sempre la mano pesante di De Laurentiis, che diciamo copre tutto con la sua ombra. Allora a quel punto potrebbe essere difficile arrivare a cedere Higuaín, che potrebbe essere una necessità contabile della Juventus. Al netto di quello che ha detto Nicolas, che potrebbe anche non essere vero, sembrano comunque dichiarazioni di circostanza. Higuaín vuole restare, vuole onorare il suo contratto, sarebbe bello giocare con Cristiano Ronaldo. La questione sull'allenatore, sinceramente, anzi, mi sembra la meno credibile. Tu mi vieni a dire si è parlato di un litigio nello spogliatoio, di cui sinceramente si è parlato poco, e quindi stai andando a dare credito ad una voce che magari noi altri avevamo tralasciato, per poi dire che non è vera.
un po' come a dire è vero, è successo, ma non posso dirlo. Ovviamente questa è la mia opinione, la mia ricostruzione, non voglio dire che Nicola Sequenzi è andato a Sky Sport a dire falsità, e non le ha dette sicuramente, tutto quello che ha detto è credibile, è comunque vero e verosimile, ma potrebbe averlo detto per uno scopo, che potrebbe essere uno scopo congiunto, condiviso anche dalla Juventus. E allora che cosa c'è da aspettarsi? Per quanto mi riguarda, Higuain non è già più un giocatore della Juventus, indipendentemente dall'operazione Cristiano Ronaldo. Lo diciamo da tempo, non c'è più feeling con l'allenatore e si è visto nella finale di Coppa Italia quando Higuain, giocando pochissimi minuti, non ha poi praticamente festeggiato la vittoria, non si è fatto selfie, non ha partecipato ai festeggiamenti, non ha scritto nulla sui social ed era scuro in volto. Higuain lascerà la Juventus anche perché è una necessità contabile della Juventus indipendentemente dall'operazione Cristiano Ronaldo. E sarà Higuain sostituito in qualche maniera da un altro giocatore. Potrebbero essere scenari in questo momento imperscrutabili, lontanissimi dall'attualità, staremo a vedere, ma io sono convinto di questo. Ditemi come la pensate sulla permanenza o sulla partenza di Gonzalo Higuain rispetto alla Juventus nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, altrimenti vi perdete i miei prossimi video e se siete interessati a guardarli allora attivatela. Seguitemi anche sui social così che rimanete in contatto con me, con tutti i miei contenuti, link ai miei social tutti in descrizione. A prestissimo e sempre Forza Juve!